naturalmente i due Davidi, Davide Appiroli e Davide Motarana, che non sono fisicamente dell'incontro stasera. Di Carmazzi, eccolo che arriva, può partire Giuliani, la alza, la schiaccia Giuliano Giuliani, avanti il Valdagno, il numero di giocoleria del Gaucho. È praticamente una fotocopia di quella che ha realizzato a Bassano il Giuppe. Possiamo andarlo a rivedere. Balza bene pallina, aveva anche intuito. Adesso pallina giocata lunga verso Giuliano Giuliani a dare profondità ora al Valdagno. Eccolo Borregan, rientra il tiro. Alex Borregan, proprio lui, uno dei giocatori più attesi stasera, la trova un angolo, tira davanti all'uomo. Andiamo a rivederlo, non la vede partire Carion, vediamo se possiamo rivedere. Sì, è quello ancora, che ancora il Ciup, è quello che dicevamo prima, il Montebello fa fatica. Attenzione, ora Ipinazar riesce ad avere possesso per i palli, per i palli, eccolo il Montebello che accorcia le distanze, la riapre facile qui, 2 contro 1, tutto facile sull'errore di Garcia. Pallina che resta lì, andiamo a rivedere. Tra qua la ripartenza non è, in realtà è i direttori di gara. Ancora Garcia, vede di qui Giovanni, 7 contro 7, e poi sulla palla che resta lì, la palla che rimane lì, il più lesto di tutti è il Ciupe Giuliani. Il contrasto tra i due numeri 7, andiamo a rivedere, c'è questa insistente azione, poi palla che resta letteralmente lì. In questo caso Manu Carion. Dunque Peripolli riparte per la terza volta dalla linea di centrocampo. Attenzione adesso Giuliano Giuliani, Borregan prova ad andare, la mette lì Giuliano Giuliani, e ancora lui, 1-2 micidiale del Valdagno. Insistita azione lì davanti, stordito in questo momento il quintetto del Montebello, andiamo a rivedere. 3 contro 2, ci prova prima Giuliani, poi sulla riba. Naturalmente qui ogni contrasto può essere importante per recuperare pallina o gestirla. Ora attenzione, il Ciupe Giuliani la riconquista, poi la mette lì per Gioi, l'alza e schiaccia il di qui Giovanni, la ciliegina sulla torta. 2-12 da giocare, ci pensa il Leoncino di Germania. Ora il parziale di Vendima Rete in serie A1, Carion contro Crocco, Crocco contro Carion, vediamo un po'. Parte Francesco Crocco, finta il tiro, ancora Crocco, pallina, dov'è? La presa Carion, la para Carion, ho emozionato, sì, troppe, troppe emozioni tutti insieme qui per Frank Crocco. Aveva fatto tutto bene il 12 giovanissimo valdagnese, poi però si dimentica di andare al tiro. D'altra parte lì c'è di fronte il campione del mondo, 4 secondi, partita che virtualmente termina qui, vediamo se andranno al contrasto oppure no, resa con l'onore delle armi. Finisce qui questa Y Sport Hockey Club Valdagno, TR Chimica Montebello, finisce 5-1 Valdagno. Gabriele, sicuramente un passivo bugiardo, però giustamente Montebello ha tentato di